arrivati a Riccione, siamo qui 3 notti, facciamo 4 giorni. Sto svaligiando. Siamo qui 4 giorni, tanto per fare una piccola vacanza. L'hotel si chiama Hotel Vittoria, sarebbe 4 stelle, però vedendolo così, cioè, è abbastanza scarso. Sì. Vedendolo così è mi. Anche perché ci sono arredamenti piuttosto vecchi, però vabbè, non è neanche quello, perché uno potrebbe avere arredamenti vecchi e essere di gran lusso, cioè un pavimento è quello che è, non lo so, cioè, appena sono entrata diciamo che non ho detto Dio che bello, come l'hotel Victoria appunto a Trieste, quello è, vabbè, quello è magnifico. Il bagno è quello che è, adesso magari non va neanche la luce, è così. Una cosa abbastanza, cioè, abbastanza semplice, diciamo. E vabbè, adesso mi sa che andiamo a mangiare sushi. Andiamo a mangiare qualcosa in questo posto che si chiama Fuji 3, mi pare che si chiama così. Boh, non lo so. Non importa, adesso andiamo a mangiare. Ah sì, qui vabbè c'è proprio che sistema le sue cose, qui c'è il balconcino che in teoria doveva avere vista mare, laterale, ok, però io ho questa vista. Vedo i balconi degli altri e niente, piante. Secondo me è il mare, la. E basta. Vabbè dai, adesso prendiamo la nostra bicicletta perché dobbiamo farci tipo 3 km per andare a mangiare. Ho una piccola lamentela. Hai una piccola? Lamentela. Cioè? Cioè che la batteria va. No, scusa, la cassaforte va a batteria la quale si è scaricata. Se glielo devo dire. Ovvio. Va bene, dai. Allora saluta che andiamo a mangiare qualcosina e ci si vede dopo. Vabbè. Ciao. Facciamo l'aperitivo. Poi in teoria andiamo a mangiare il sushi, in teoria. Mi fa strano stare qua perché c'è pieno di fighetti. Noi di solito in questi posti non ci veniamo mai, no? È bello che ti guardano anche perché stai filmando. Vabbè, adesso beviamo il nostro spritz, facciamo il nostro aperitivo e ci vediamo dopo. Mi ha lasciato da solo, adesso sono il vlogger del momento, mi ha detto. Comunque ci hanno portato questa cosa che adesso si vedrà poco. Comunque dovrebbe essere buono in teoria, spero. Per vedere un secondo il locale perché è veramente bellissimo, è moderno, però con queste luci non so, dà un'aria un po' romantica. Sì, poi c'è lui che è stupido. Va bene. Ma il bello è che inquadri me e poi fai un'aria e romantica. poi ci sei tu. Va bene, ok, mangiamo, va. Praticamente, visto che il 30 luglio ho compiuto gli anni, Sephora di solito mi invia, per chi ha la scheda nera, per chi è iscritto comunque, di solito invia dei regalini. Quest'anno mi hanno regalato gli ombretti. E allora sono venuta a ritirarli, intanto che l'ho beccato uno di Sephora, dove entriamo, mi serve, boh, a posto. Faccio vedere, Cosa? Happy birthday!
stai facendo colazione? Vedete qui c'è anche una marmellata, cappuccino, succhi, mille cose. Lui che mangia sempre. Le sono mie. Sì. Io mi sono fatto un panino con Nutella, visto che sono in vacanza, e me lo mangio. E dopo vediamo un po' che cosa fare. Ma non volevi andare in spiaggia? Certo, ma dico se mangiamo ancora o no, questo intendo. Va bene. Asking where I go next. Oh, we're chasing the sunset. My mind on you. It doesn't matter where we are. It doesn't matter where we are. It doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, it will cover me as the sun goes down. Stasera andiamo di pesce. Questo qua è il risotto con frutti di mare alla fine, no? Dopo abbiamo preso anche un frutto misto che poi vi faremo vedere. Sei immensamente Giulia, il tuo nome è come musica, mi riempie e non mi stanca mai. Sei immensamente Giulia. Bilancia. Allora, popolo di Riccione, noi diciamo One Nation e voi rispondete One Station. Come pronti? Gli piace. Dai, proviamoci, vai. Allora, pronti? Vai. One Nation. Buongiorno, adesso fa finta di dormire, Barbo, non è vero, non dorme, siamo in spiaggia, come vedete, e non riesco a tenere
Non hai la steadicam. Non ho la steadicam di Barbie, come le sue manine d'oro. Va bene, con questo andiamo a fare il bagno. Facciamo così? Buonasera. Ciao. È già tardi, è già mezzanotte, DJ. Cosa abbiamo dietro, DJ? Abbiamo appena visto Rudy Zerbi, infatti ci abbiamo fatto la foto sì. Che ora vi mostreremo. Adesso a parte quello, io ho sempre la steadicam. Sì, lui ha il braccio fisso. Domani partiamo già. Però vabbè, adesso tanto possiamo finire la nostra giornata per fare le nanne nel letto duro. Sì. E poi lei non dorme. Io dormo da Dio, lei non dorme. Mi sveglio tutte le notti. E poi parte cosa? Quello. Prima mi metti la prep. Sì, sì, prima lo incremo tutto perché nascondo sulla panza. Guarda. Non so se si può vedere. Sì, si deve guardare il... Non farlo mai più. Scusa. Sì. Vabbè. Allora ci parte domani quello, ci vediamo domani. Sì, facciamo una ultima ripresa del mare. Sì. Purtroppo abbiamo fatto poche riprese del mare con la... Dentro al mare con la custodia, perché ovviamente... La custodia secondo me non era montata bene. O perché l'ha comprata usata. Sì, esatto. O comunque era difettata, devo dire. È entrata dell'acqua. Purtroppo è entrata dell'acqua, per fortuna non si è fatto niente al telefono. Ma... ci è mancato poco così. Esatto. Ma ogni tanto mi dà qualche errore. Adesso vedrò di portarlo da qualche parte, in centro assistenza o qualcosa. Perché... sì. Spero che non faccia più niente. Quindi va bene. Va bene? A domani. A domani. Buonanotte. Ciao. Guarda. Sei in bordo. Lo so. La Coca-Cola, quella della pubblicità adesso, quella fondo in vetro, bellissima. Mm. Comunque. Ci dica. È già l'ultimo giorno, dobbiamo già andare a casa. Purtroppo. Come vai a casa? Io sto qua. No, volevamo fare altri due giorni, però abbiamo passato quasi. Facciamo un weekend o qualcosa a settembre, costa anche meno e magari andiamo a trovare qualcuno di speciale, magari, vediamo. E niente, adesso dopo ordina più pedine. Quindi faccio una ripresa sexy. No, sto dicendo? Ah, poi concia così. No, comunque adesso noi abbiamo preso gusto, facciamo le recensioni su TripAdvisor, qualsiasi posto dove andiamo ci facciamo le recensioni. Quindi quando vedete il mio nome in giro... Sì, lui su TripAdvisor si chiama Barbie92, quindi se leggete quel nickname... E adesso così... Ma tanto lo sanno che ti chiami Barbio. Lo so. Va bene, allora aspettiamo le piadine e ci vediamo dopo. Cina arrangia tu. Niente. Che devo mangiare? Questo? Le sue idee? Cos'è? C'è dentro di tutto. Ovviamente troveremo la recensione su TripAdvisor. Siamo già a Parma. Siamo sfattissimi. Sì, abbiamo fatto 2 ore e mezza di treno. Questo è mio papà che mi sta venendo a prendere, quindi vi saluto e al prossimo video. Ciao! Ciao! Nothing's ever what we expect, but they keep asking where I go next. Oh, we're chasing the sunset. My mind on you, it doesn't matter where we are.